Benvenuto al TG56 a Tonino D'Annibale. Benvenuto. Grazie, buonasera. E allora con lei parliamo di politica e di giustizia, meglio dei tempi della giustizia. Infatti raccontiamo la sua storia. Lei ha subito un processo su presunti illeciti. Dopo ben 7 lunghissimi anni è stato assolto da tutte le accuse, ma la sua carriera politica, anzi mi permetta, la sua vita è stata duramente segnata da questa vicenda. Non vi è dubbio, 7 anni per un processo in primo grado sono un'eternità e sono stati per me anni molto duri, perché ha ragione. Ci sono state le opportunità di lavoro perse, ci sono state le opportunità politiche perse, ma si sono persi soprattutto 7 anni di vita, perché ovviamente io ho dato le dimissioni da tutti gli incarichi, sono stato sottoposto per mesi ad una gogna mediatica indecente. Si sono organizzate campagne elettorali sulla mia situazione. Il tutto si è fatto senza conoscere le situazioni o facendo finta di non conoscere. Quindi sì, sono stati anni rubati. Come diceva lei precedentemente, lei ha rinunciato a tutti gli incarichi pubblici, in modo, insomma, in questo modo non ha sfruttato la prescrizione, giusto, no? Io non solo ho rinunciato a tutti gli incarichi politici che avevo, ma ho rinunciato alla prescrizione. E quello mi consente, è stato un primo momento di liberazione. Fino a quel momento stavo proprio a terra, e l'essere riuscito a rinunciare ufficialmente alla prescrizione è stata per me una prima sorta di liberazione, che è arrivata per steppe. Prima c'è stata questa decisione, molto discussa con i miei legali, che ovviamente mi facevano notare i rischi di una scelta di questo tipo. Ma io ero innocente, avevo la certezza di quel che facevo e ho voluto dimostrare ancora una volta che dalla giustizia non si scappa. Cosa le ha insegnato questa storia? Mi ha insegnato ad avere molta pazienza, mi ha insegnato a vedere meglio i soggetti che ho di fronte, a capire chi si vanta di essere persona che non attacca. Giustizialisti sono quelle persone che decidono con un avviso di garanzia, è colpevole, va messo ai margini. I garantisti sono quelli che dicono aspettiamo la fine del processo. Ecco, tra la gente che ho incontrato ho avuto molti garantisti di facciata, molte persone finte. Questi mi hanno segnato più dei giustizialisti, ovviamente. Le chiedo la notizia del processo, no? Ha avuto e quindi delle accuse che certo, le sono piovute addosso. Ha avuto la stessa rilevanza della notizia successiva dell'assoluzione? Oh, assolutamente no. Io per 3 mesi sono stato sbattuto sulle prime pagine di alcuni giornali. C'era il mostro da presentare, c'era la strumentalità politica da organizzare. E quindi per 3 mesi ho assistito a questa gogna mediatica che mi ha massacrato anche psicologicamente. No, devo dire che in queste ore abbiamo avuto solo la stampa locale, voi, e vi ringrazio,
qualche testata della provincia che ha fatto un ottimo lavoro di risarcimento, ma sugli altri giornali la notizia è apparsa con trafiletti o non è apparsa affatto, soprattutto quei giornali che hanno a quei tempi organizzato la gogna mediatica, E poi mi permetta, insomma, sapendo che 7 anni per organizzavano la un gogna giudizio mediatica. di primo grado sono davvero, davvero tanti. 7 anni sono davvero tanti, però guardi, io dopo questa esperienza posso dire di essere stato giudicato, 7 anni sono un'infinità, e non sono arrabbiato con la magistratura, no. Io ho visto come sono costretti a lavorare. Il pubblico ministero ha fatto il suo lavoro. La magistrata era costretta a rinviare le udienze di mesi e mesi perché o non aveva la sede a disposizione o era oberata di lavoro. Quindi anche questa discussione che si fa oggi, il referendum, la nuova legge, non stanno cogliendo il nodo vero della crisi della magistratura e non lo fanno ormai da anni. Io sono arrabbiato con la cattiva politica perché questo è appunto il problema. Non si vuole affrontare la questione per come è realmente. Guardi, basterebbe ristrutturare le caserme per dare nuove sedi ai tribunali, basterebbe assumere, fare i concorsi per assumere nuovi magistrati e nuovo personale addetto ai servizi di giustizia. Ma questo non si fa. E ogni volta che si mettono le mani sulla giustizia, si affronta la questione su come organizzarla, non su come farla funzionare. I ritardi sono determinati da questa inefficienza ed è una scelta politica molto, molto grave, perché si sta minando uno dei pilastri fondamentali della Repubblica italiana, che è appunto la funzionalità della giustizia. In Ecco, io chiusura, sono arrabbiato. lei 7 anni fa ha lasciato la politica, né, in attesa del giudizio. Adesso però è ritornato in pista. Io da sabato sera l'avevo Una detto ai rinascita. molti che mi hanno incontrato, sì, una rinascita, e sono rinato con una situazione che è mutata. Per convinzione politica non sto più nel PD perché ormai non rappresenta più quel che io voglio dalla sinistra, e sono ripartito da Articolo 1, che è un piccolo movimento che ha nel DNA il suo stesso scioglimento. Ci scioglieremo quando saremo riusciti a costruire una forza politica di sinistra ampia, unitaria, riformista, che pensi al buon governo e la smetta immediatamente con piccole attività che allontanano i cittadini. La questione del lavoro, la questione della giustizia, la questione di una riorganizzazione dello Stato sociale sono fondamentali. O si riparte da questi aspetti, ma davvero, o non ce ne sarà per nessuno in Italia. Quindi la mia militanza torna a stare dalla parte dei cittadini, dei lavoratori, e lo faccio partendo da un partitino piccolo che ha però grandi aspettative, riorganizzare la sinistra. Grazie, grazie e buona fortuna per questa nuova avventura. Grazie, grazie a voi per l'ospitalità, siete stati molto gentili e vi ringrazio ancora. E allora, ancora in bocca al lupo.